Ovviamente qualcosa sarebbe uscito, ma non mi aspettavo così presto, ed infatti credo che siano un fake. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video. Ieri sono emersi alcuni leak riguardo Pokémon Violetto e Scarlatto. Leak, ovviamente, non sono veri e propri leak, perché non può essere, non esiste che a pochi giorni dal Pokémon Presents abbiamo già dei leak sui nuovi giochi Pokémon. I leak veri e propri potrebbero esserci da alcuni insider, tipo quelli che ci sono stati di Riddler Q su Leggende Pokémon Arceus, e quelli erano veritieri, nonostante non abbia pubblicato alcuna immagine di sorta. Sì, pubblicò un'immagine che faceva intuire quali potevano essere i nuovi regali, ma nulla più. Mentre qui abbiamo delle vere e proprie immagini. A quanto pare, però, a Masuda e Omori piacque il gallo di Portogallo per l'appunto, e forse potevano farlo diventare un Pokémon. Ma chissà, vedremo. Comunque, addirittura il Ball Guy dice: ben fatto, ma non siamo creduloni. Diciamo che l'HUD non è proprio male. Per essere una beta, per essere una beta non è male. E da quello che abbiamo visto, a meno che non ci hanno preso per il naso, per non dire un'altra parola. No, non è così la lotta. La lotta non è assolutamente come la vediamo in questa schermata. Tra l'altro, come si chiama? Attacco Jin. Ah, perché è una lampada tipo Arakujin. Ah, Arakujin, non Attacujin, Arakujin. Beh, qui abbiamo Fuecoco. Tra l'altro, oddio, il nome non si legge di Fuecoco, ma possibile che il nostro Pokémon a livello 15 abbia la barra tutta completa, mentre Arakujin no? È un po' strano, effettivamente. Potrebbe essere una lotta contro un allenatore? Qualora fosse una lotta contro un allenatore, ma dubito, perché qui dietro abbiamo dei castelli di sabbia con un... sabbia, sì, ovviamente, con un'oasi. Però, ok. Addirittura Ball Guy dice è un fake ovvio, ma non sta dicendo che l'ha fatto lui o che lui sa per certo che è un fake. Quindi o lui l'ha caricata sapendo che è un fake o l'ha fatta lui stesso. Tra l'altro, se vi ricordate i fake di Spada e Scudo, abbiamo avuto immagini del genere con il Pokémon che si vedeva da diverse angolazioni e poi è uscito anche il video di chi ha fatto effettivamente il fake. Tra l'altro non capisco perché ora la barra della salute è più grande. Non dovrebbe... Ah, a meno che la barra della salute non si sposta insieme al Pokémon. Ma quando sei in battaglia... deve stare ferma lì. Ma non ha senso, non ha senso proprio. Ok, ma molto strano. A meno che i Pokémon non si muovano molto di più nell'overworld rispetto a quello che fanno in leggende. Ma dubito sia questo il caso. Dubito sia davvero questo. E se fate caso, poi è anche storta. E non dovrebbe essere storta neanche se fai la foto a un televisore. Non dovrebbe proprio essere in quella maniera. Addirittura qua dicono è la stessa immagine presa da angolazioni diverse per convincere più persone. Lo starter di per sé fa schifo, quindi non è vera. Ok, non è vera, ok, ma che lo starter faccia schifo? No, dai, lo starter è fatto bene, eh. Insomma, dai, la croccomela è fatta abbastanza bene. Qui c'è la pancia che poi finisce con la coda, il ciuffetto, qui la bocca. Beh, non è malvagio. Tra l'altro, tornando un secondo sull'HUD, i nomi sono giusti. Tatakau, Pokémon, Bagu e Fuga, che non leggo in giapponese perché è un'offesa. Se questo dovesse poi rivelarsi vero, non è brutto il design, non è brutto, ok? Il design non è brutto, ma è come se avessero usato un tool per renderlo più liscio, più affilato, no? I contorni più affilati e avessero messo la proporzione al massimo perché i contorni sono totalmente sballati. E non è un'immagine di un Pokémon che si sta muovendo e quindi lascia l'immagine residua e quindi è una foto scattata male. No, è tutto sbagliato proprio. Perché questa immagine dovrebbe essere mossa? Perché dovrebbe essere mossa questa qui dell'HUD? Non avrebbe senso. E se la foto fosse fatta di sfuggita, qui anche dovrebbe esserci un po' di effetto blur. E
è anche qui. Ma qui c'è, sul Pokémon e sulla, sul nome. Ma qui no, sul resto dell'HOD no. E anche nel, pochissima qui sulla Luna e qua niente. Quindi no, non è proprio reale. Se poi dovesse rivelarsi reale, ben venga. Però per il momento è no. Per il momento è proprio un grosso no. Quindi leak reale per niente. Assolutamente no, un leak reale. Mi dispiace, ma non è. Quindi se l'avete visto, lasciate perdere perché non è un leak vero. E lui, insieme a Eclipse, Bolgai ed Eclipse Leakin, potrebbero essere i nuovi leaker, come lo è stato Riddler Q. Io li seguirò e vi aggiornerò costantemente qualora ci fossero dei nuovi leak. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video, vi lascio anche i Bolgai Leaks in descrizione, così se avete Twitter e volete andarvi a dare un'occhiata potete farlo, anche se non avete Twitter, certo. Ad ogni modo, in descrizione il link per Instagram e Telegram, oltre che al Twitter di questi ragazzi. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!